Eccoci nuovamente col nostro Raspberry e i suoi input e output connessi al GPIO e oggi metteremo tutto insieme, quindi faremo sì che al rilevamento del contatto, del nostro contatto collegato a un GPIO input, attiveremo un output, quindi accenderemo una luce del nostro LED. La luce rossa, quindi potremmo simulare una specie di antifurto che nel momento in cui il nostro contatto rileva un avvicinamento o un allontanamento, il nostro LED ci segnala questa informazione accendendosi di rosso. Fare questo andremo a configurare delle regole in OpenHAB che gestiscono questi input e questi output utilizzando gli item che abbiamo creato nei video precedenti. Quindi andiamo a creare la regola per gestire l'allarme, quindi andiamo su Rules, creiamo una nuova regola, la chiamiamo allarme on. E quando si scatena questa regola su un evento relativo a un item, il nostro contatto che quando cambia da ad esempio off a on scatena un'azione che è sempre relativa a un item, ma è il nostro LED rosso. Questa azione cosa fa? Invia un comando al LED rosso e gli invia il comando on di accensione. Quindi salviamo questa regola. E poi creiamo la regola per lo spegnimento dell'allarme. Quindi creiamo una nuova regola, la chiamiamo allarme off. Il trigger sarà lo stesso di prima, però invertito. Quindi quando il nostro contatto cambia da on a off, cosa facciamo? Inviamo al nostro LED rosso il comando off. Andiamo quindi a vederlo realmente. Quindi simuliamo il nostro contatto chiuso come se la nostra finestra fosse chiusa. Inseriamo l'antifurto e adesso apriamo il contatto. Vedete che il LED si accende rosso. Nel momento in cui chiudo di nuovo il contatto, il LED si spegne praticamente.